DNA al bronzo da 4 generazioni in una fonderia dove da 100 anni passa l'arte italiana. Per la famiglia del giudice fusione quasi in nata. Sarà perché l'ambiente con i suoi fuochi e i suoi fumi rievoca atmosfere di altri tempi. Sarà perché vedere un gruppo di famiglia impegnato come una persona sola a ideare, organizzare e portare a termine un lavoro complesso non è cosa di tutti i giorni. Fatto sta che una scena come questa cattura l'occhio e la memoria. Aria di bottega antica nella fonderia del giudice a Strada in Chianti. Un laboratorio dove da 4 generazioni la stessa famiglia è impegnata a fare le stesse cose, opere d'arte, bronzi di tutti gli stili, le forme, le dimensioni. Questi che vediamo all'opera sono Leonardo, sua moglie Rossana, il figlio Giacomo, anche lui con la moglie Laura, e la figlia Sara. Come in tutte le botteghe, e specialmente quelle toscane, l'autorità del capo va conquistata sul campo. Rispetto certo, ma anche dialettica continua. I padri fanno il loro mestiere, trasmettono esperienza, e i figli fanno il loro, propongono, innovano. Le discussioni sono all'ordine del giorno. C'è una generazione di differenza e quindi non sempre collimano modi di pensare, però è giusto che ci sia questa discussione, perché noi, diciamo tra virgolette, ad una certa età si impara da quello che dicono loro e loro dovrebbero imparare e fare tesoro di quello che si dice noi. Ma qui le regole sono precise, fatte di fuoco e di metallo. La magia della materia che si trasforma, l'abilità di modellare la cera da cui si ricava il calco in gesso, che poi viene impacchettato come un pesce al cartoccio, cucinato a temperature infernali. Un regista giapponese, con raro sprezzo delle distanze, ci ha rimesso la telecamera. Il vetro dell'obiettivo distruggere si distrugge per costruire. La delicatezza del tocco per modellare, la brutalità del maglio per spezzare la camicia di materiale refrattario. E la creatura che esce, sporca, come un bambino appena nato. Va liberata dalle scorie e dalle colate, cioè dai tubicini che scaricano la cera quando il calore la fonde e lascia il posto al bronzo. Va pulita, levigata, lucidata. Mo sa il paio. Oh, una stampante nuova è arrivata. In bronzo. È arrivata una stampante nuova. In bronzo però. Da quando? Una stampante in bronzo, dici? È un po' diversa da dalle altre. Perché? È una stampa questa. Tempia le mani. Eccolo. Madonna, quanto stava incartando? Però per loro l'hanno incartato meglio di noi, La stessa carta che gli abbiamo dato noi hanno usato. Ma non c'è stata brocca. Non c'è nulla. È vuoto? Sì. Fermi piano. Pesa, Sopra mettilo, sì. Mettilo qua. Insieme. Insieme non lo fate cadere, pesa, Oddio mio! Oddio mio! Ragazzi, insieme! Attenti, mi fate male! È arrivata! È arrivata! Dai! Togliamo la carta! Dai! Scarta la carta! Raga, piano piano, si fa. Piano, perché c'ero mia piango, lo giuro, ho fatto anni. La c'era, l'ho fatta io. È bronzo, che c'è con un tagliettino. Piano, piano, guys. Oh, mio Dio. Gira. Brera. Grazie, che affretta, è pronto. Gira la cosa sotto. Stai a scalare la mano, Maria, devo. Chi è questo? È Fredda, ragazzi. Prof, chi è questo? Sono i tubi di fusione. Sì, cioè, questi sono i getti di fusione che dovremmo utilizzare per mettere in questi
in questi come colori. Facciamo a togliere questo? Sembra Einstein, non lo... Ah, ma questo è proprio come uscito dalla... No, diciamo dobbiamo la foto, perché ha detto che dobbiamo continuare. Raga, facciamo la foto. Perché è diventato? È quello che sta alle terme dei Cutiglia. Ah, ecco perché butta. Zolfo mi sa che è... Zolfo è quello che sta alle terme dei Cutiglia, lo Zolfo. E non sai come facciamo, aspetta. Maria? Una doccia. È diventato giallo. C'è le trezzi questi. Zolfo. S? Troppo S. Ah, S, sì, è vero. Vedi sopra? Io... Ah, questo processo che noi facciamo in 10 minuti impiegherebbe 2-3 anni all'esterno. Sì, dopo 2-3 anni. Che sta sottoterra, quando piove lo vedo uscire. Ma perché? Vabbè, dopo ci sono varie tecniche anche per la patina. Oggi facciamo una patina che serve, viene tipo cuoio come colore, che è buona per fare un'opera per essere esposta all'interno. Quest'anno avremmo utilizzato invece una tecnica diversa per fare emergere quello che si chiama... A me è piaciuto di più primi. Il verde rame, sì. Com'è? Bello, mo ci fermiamo, dove ci, quando ci piace lo lasciamo. Questo poco continua la sua... Dopo che...